riscattarmi dall'annata dell'anno scorso, perché è stata un'annata un po' particolare per tanti punti di vista, perché a Pescara comunque ero fuori rosa, poi sono arrivato qui in un momento un po' particolare, mi dovevo adeguare anche alla squadra, la squadra sta andando bene. Invece quest'anno parto alla pari insieme a tutti i miei compagni, sono partito già penso bene, anche se ho ancora qualche problemino da smaltire, però quest'anno dai, sono convinto che sia un anno diverso rispetto all'anno scorso. Cristian, ti abbiamo visto provare il tiro più volte, una cosa che ti è mancata nella seconda parte della scorsa stagione. Sei molto più sicuro di te, abbiamo questa sensazione. E ci racconti che cosa è cambiato? No, non è cambiato niente, ripeto, l'anno scorso ho avuto dei problemi che non mi hanno permesso di essere come sono io solitamente. Quest'anno, come ho detto, mi rimetto alla pari, ci mettiamo in discussione tutti. Non so, spero che sia un anno diverso rispetto all'anno scorso, non so, però quest'anno voglio fare bene, voglio riscattarmi da... Poi il calcio, sapete, in 12 anni che gioco a calcio, 10 anni che ho fatto bene, si ricordano sempre quelli che hai fatto, 2-3 mesi che hai fatto male, però sono convinto che insieme a questa squadra quest'anno... Posso fare bene. Possiamo dire che ti vuoi riprendere il Bari? Assolutamente sì, Cri. Lo sapete, io sono molto legato a questa piazza. Mi ha dato tanto e quindi voglio ricambiare quest'anno. Col passare del tempo ti stai adattando a questo nuovo ruolo di trequartista. Come ha detto il collega, oggi ti ho visto sicuro, ma soprattutto ho visto un altro Galano rispetto all'ultima fase del campionato scorso. Sì, lo sappiamo, il mister gioca così e quindi mi devo adattare per forza. Però anche se lui comunque mi lascia tantissime volte libero di esprimermi al meglio. Non sono ancora io, perché comunque mi conosco bene. Mi conosco bene. Cercherò di quest'anno di provarci tantissime volte, di andare al tiro, perché ultimamente sto andando poche volte. Cristian, anche perché forse probabilmente la tua vera dimensione è la B, e l'anno scorso sei stato impedito per diverse situazioni, quest'anno te la vuoi riprendere a tutti gli effetti? Sì, no, non si tratta di categoria, perché ripeto, l'anno scorso ho avuto dei problemi che quest'anno voglio portarmi alle spalle, ripartire da zero insieme ai miei compagni e mettermi in discussione. E basta, poi vedremo cosa succederà. Io ad oggi non so dirti nulla, cercherò soltanto di dare il massimo, come faccio ogni giorno, ogni allenamento, e poi vedremo cosa accadrà. Cristian, come procede l'adattabilità al ruolo di trequartista? In cosa senti di dover crescere ancora? Beh, ovviamente lo sapete meglio di me, purtroppo a volte faccio fatica perché vado a ricevere palla di spalle, quindi non riesco a puntare bene l'avversario, oppure non, magari la gente si aspetta questo, magari è quello che vado un po' in difficoltà, però il mister comunque stiamo cercando di lavorare anche su questo, di trovarmi la posizione giusta proprio per questo, per girarmi e puntare all'avversario. Però, ripeto, il mister mi lascia libero di esprimermi come so fare. Poi è normale che ti chiede anche cose in fase difensiva, però dai, mi sto adattando, quest'anno voglio riscattarmi. Cristian, te lo ricordo perché secondo me fa sempre bene. Sono 307 le partite in Serie B, sono tantissime. E il tuo livello... Non ti sentire in questo momento che ti devi conquistare nuovamente qualcosa, è già tua. Qual è la caratteristica per affrontare la Serie B? Quest'anno specialmente è diversa, sempre diversa da tutte le altre, perché comunque abbiamo squadre forti, una a due per me, perché sono squadre blasonate, quindi bisogna metterci, io che l'ho fatto tante volte, bisogna metterci tanta corsa, perché comunque si corre, perché è un campionato lungo. E poi anche un po' di qualità, perché comunque questo è un campionato valido e quindi anche un po' di qualità. Cristian, si partirà dal Parma, una squadra che hai solo sfiorato, conti in sospeso?
No, nessun conto in sospeso. Una partita bella, stimolante per tutti. Iniziamo già forte, quindi anzi deve essere di stimolo per tutti per affrontare questa partita e cercare subito di partire forti. Questa stagione può essere la stagione del riscatto di Cristian Galano? L'ho detto prima, io me lo auguro. Cercherò ogni giorno di impegnarmi, di fare le cose che mi chiede il mister, poi vedremo. Io ce la metterò tutta perché voglio fare bene. Cristian, un utente in diretta ci ha chiesto: ma Galano e Bell'uomo possono giocare insieme? In realtà la risposta c'è perché l'avete già fatto. Beh, Bell'uomo lo sappiamo. Bell'uomo è più normale, è più un trequartista come di natura, di caratteristica. Lui è più un trequartista, un giocatore forte che lo conosciamo. Assolutamente a questa squadra farebbe comodo, quindi si può giocare anche insieme, non è un problema. Vi siete sentiti? Anzi, più giocatori forti ci sono in una squadra, meglio è. Vi siete sentiti in questi giorni? No, ancora no, l'ho sentito un po' di tempo fa, però ora lo devo sentire. Grazie Cristian. Prego. Grazie a tutti.